Bentrovati, nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Dunque c'è questo intermezzo di Coppa, stasera alle 18.30 al Partenio Lombardi, il Foggia torna in campo in questa settimana che poi la condurrà lunedì prossimo nel Monday Night, nel posticipo del Menti contro la capolista. Quella Juve Stabia che anche nello scorso weekend insomma ha dimostrato di essere la migliore di tutte, sbancando lo Iacovone in maniera netta, inequivocabile, per 2-0. Il Foggia deve rialzarsi, deve ritrovarsi dopo anche quest'ultima prestazione col Sorrento, che è stata un po' così così. Per fortuna è arrivato almeno un punticino, un brodino se vogliamo, insomma in un momento che non arride alla formazione di Mirko Cudini. È un diversivo questo appuntamento di questa sera? Può essere, dipende innanzitutto con quale spirito il Foggia va ad affrontare questo secondo turno a gara secca di Coppa Italia dopo i 90, se eventualmente dovesse persistere il risultato di parità. Vi ricordo, sono in programma prima i tempi supplementari e poi eventualmente i rigori. Dicevo, dipende da che importanza il club rossonero dia a questa competizione, nella quale l'anno scorso, ricorderete, il Foggia arrivò fino al penultimo atto, eliminato poi in semifinale dalla Juventus Next Gen. Ecco perché sarà interessante anche capire con quali uomini poi Cudini vorrà giocarsi questa gara contro un Avellino che è in grande crescita, in grande risalita, che è reduce da una striscia di 6 vittorie e un pareggio in campionato. L'ultimo pari è arrivato proprio nell'ultima gara, nel match casalingo contro la Virtus Francavilla. Ma l'Avellino è una signora squadra, sicuramente fra le migliori di questo torneo, ma anche in questo caso bisognerà capire i biancoverdi con quale tipo di 11 vorranno schierarsi in campo. Molto probabile l'ipotesi che sia da una parte che dall'altra insomma si decida per un ampio turnover. Devo dire che alla vigilia di questo match ha parlato un rossonero molto atteso, che è Andrea Schenetti, ricorderete, un po' l'autore di quel gesto sabato sera all'uscita dal campo, quando è stato richiamato in panchina da Cudini, che insomma ha mostrato di non gradire la sostituzione, evidenziando qualche frizione insomma che restituisce anche il momento non proprio sereno che c'è all'interno dello spogliatoio rossonero. Devo dire che Schenetti, che è fra i senatori del gruppo la seconda stagione con il Foggia, ha parlato davvero da autentico leader. Bisogna dargliene atto, perché le sue parole risuonano anche come una sorta di mea culpa a tutto tondo per quello che sta accadendo in questo momento al Foggia. Cosa ha detto soprattutto Schenetti, che bisogna, come dire, le cui dichiarazioni bisogna leggerle con grande attenzione? Schenetti dice in un passaggio: ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Proprio così. Dunque, Schenetti, uno dei senatori, non fa lo scaricabarile. Dice che evidentemente quando le cose non vanno per il verso giusto, le colpe vanno divise un po' fra i calciatori, ma evidentemente in questo discorso va coinvolto indirettamente anche lo staff tecnico, perché si vince e si perde sempre tutti assieme. Schenetti ha detto anche un'altra cosa alla quale bisogna prestare grande attenzione: occhio, perché questo è un momento se non decisivo però determinante della stagione del Foggia, che in questo momento galleggia a metà strada fra la possibilità di raggiungere posizioni interessanti di classifica e anche, come dire, il rischio però di essere risucchiato nelle zone a rischio.
E allora, ecco che, non tanto l'appuntamento di oggi, evidentemente, che è un intermezzo, come l'abbiamo giustamente definito, quanto la gara di lunedì sera del Menti di Castellammare di Stabia devono restituire in qualche misura qual è la reale dimensione di questo gruppo. Il gruppo che deve reagire, magari già dando una bella dimostrazione di forza, di coesione, di compattezza in questa gara con l'Avellino. Il risultato, ovviamente, soprattutto in Coppa, lascia il tempo che trova. Il Foggia, con le grandi fino ad oggi, ha sempre dimostrato di potersela giocare alla pari. Speriamo che questo trend prosegua assolutamente. Ora però la parola passa al campo, dopo le belle parole. Ciao!